Intanto ribadisco il ringraziamento per questo caloroso saluto che mi avete fatto, e poi io ci scherzo su e dico che siete pagati per farlo, insomma. Però vi ringrazio veramente tanto, anche se poi pure i premi, tipo il premio di stasera, mi suonano tanto dei premi alla carriera, quelle cose che poi è finita, capito? Quindi cerco di prendere tutto con la giusta, diciamo, con la giusta distanza, anche se mi fa veramente molto molto piacere. Ho scelto questo film perché quando mi chiedono a proposito di sterminati lavori, numeri, quanti film, tutti questi film, eccetera, qual è quello a cui mi sei più legato, che è la domanda, diciamo, peggiore che si possa fare a uno che vive poi ogni film come faccio io, cioè portandomi a casa tutto, anche le esperienze negative come motivo poi di crescita, insomma, di non ripetere gli stessi errori, eccetera. Però io da un po' di tempo a questa parte, forse da quando l'ho fatto, dico sempre che questo è il film a cui sono più legato, e credo che sia anche vero, perché con Gianni ho condiviso e spero di condividere ancora una visione di quello che facciamo comune, una visione ridicola, giustamente ridicola, rispetto a quanto il nostro mestiere possa raccontare storie altrettanto ridicole o personaggi buffi, surreali, che si trovano a schivare i colpi della vita. Insomma, con Gianni mi unisce questa soprattutto l'interpretazione del nostro mestiere. E Stefano Nardini, che è il personaggio che avete visto adesso, è quello che un po' abbiamo, sia io che lui ci abbiamo dentro ormai da quando l'abbiamo incontrato, e quindi molto spesso ancora ci sentiamo per raccontarci delle nardinate, così le chiamiamo. Una tra tutte ve la dico, per dire, insomma, io questo film è del 2007, io ho avuto un figlio nel 2010, io ho invitato Gianni a vederlo in clinica, e c'erano lui e altre due persone che erano venute, siamo andati davanti alla nursery a vedere i bambini, e io indicavo mio figlio e dicevo: guarda che roba, guarda, cioè, mo che faccio, ma a fare tutte le solite lamentele del neo papà fuori luogo, fuori posto, eccetera. E Gianni stava lì, insomma, parlavamo, insomma, alla fine mi chiamano dalla stanza, diciamo, della clinica, dicendo, cioè, esce la nonna di mio figlio con mio figlio in mano, quindi stavamo vedendo un altro bambino, ed era pure una femmina, tra l'altro, quella che vedevamo. E questa è proprio la nardinata, ecco, e con Gianni Nardini è sempre dentro di noi e ce lo portiamo appresso, quindi per questo ho scelto questo film, anche perché tanto non lo vedo, anche perché, insomma, sono legato, cioè, ho tantissimi ricordi fondamentali della mia vita rispetto a questo film. Allora, questi incontri servono anche un po' a ripercorrere le fasi salienti della carriera di un grande artista. Allora, è proprio fine carriera. È proprio la fine, sì. Anzi, se oggi facciamo un riassunto e stasera guarda, visto che c'è tanta gente, se proprio ti dovessi sentire male, lo potessi fare qua sul palco, sarebbe un fine. Sarebbe stupendo. Quindi se ne vuoi tenere presente di questa cosa, anche per la mia carriera. Ma guarda, visto poi che penso che qualcuno andrà a vederlo il luogo dove muoio, magari preferirei il teatro di Roma, sai, quelli come di zona, ecco, così uno ci può passare. Tipo Jim Morrison a Parigi, eh? Sì, vabbè. Non era proprio vicino a casa. Solo perché è così. Volevo chiederti questa cosa. Ti ricordi il momento nella tua vita, nella tua carriera, in cui hai pensato o hai deciso di fare l'attore? No, nel senso, non è stato, perché non è stata una scelta razionale, lucida e logica, insomma, è stata abbastanza casuale. Mi ricordo quando ho accettato questa cosa, cioè ho accettato che fare l'attore sarebbe stato il mio lavoro. Io ancora dopo 3-4 film, insomma, che avevo fatto, sulle tessere dei locali mettevo studente, no? Così. Anche fermato da dei carabinieri quando mi dicevano che fai, che lavoro fa lei, io facevo l'attore. C'erano dei locandini sotto al motorino quando mi fermavano, attore di che? Tirando fuori locandine di teatro, off. Dico, no, ma così è un hobby, insomma, non riuscivo mai ad avere il coraggio di accettare questa cosa, perché ci vuole pure coraggio, ecco.
me lo ricordo, stavo su un treno andando a promuovere un film che era Palermo-Milano sono andata, quindi erano 2 o 3 anni mi sa che facevo questo mestiere, no, 3 e ci ho avuto proprio la sensazione fisica dicendo sono un attore, faccio l'attore e devo fare questo per vivere e mi piace farlo, poi quello l'ho diciamo, sviluppato più avanti, però quello me lo ricordo.